Gli sport invernali e la montagna, utilizzati per socializzare e favorire l'inclusione all'interno di uno stesso gruppo tra persone abili e diversamente abili, senza distinzioni. E questo è il cuore del progetto Compagni di Cordata della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. La responsabile Silvia Saccomanno. L'inclusione diciamo è reale perché appunto si formano dei gruppi misti, ma non soltanto noi puntiamo all'inclusione e all'integrazione dei ragazzi disabili, ma all'integrazione anche proprio delle diverse abilità, nel senso che l'ambiente naturale mette tutti i ragazzi in condizioni di scoprire il proprio corpo, i propri limiti, ma anche abilità diverse. In Trentino l'idea è stata sposata da una ventina di ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni del Centro di Salute Mentale e di IRIFOR, luogo di prevenzione e riabilitazione visiva, oltre che da alcuni volontari e operatori. Una collaborazione, se vogliamo, nata un po' per caso, ma che ha messo in risalto personalità davvero eccezionali dal punto di vista umano, come Giovanni Fedel, ipovedente, che ha perso la vista, ma non l'amore per lo sport e il movimento. L'emozione equivale a vedere. Più ci si emoziona, più si riesce a vedere. Fare qualcosa di nuovo è sempre un costo, proprio perché ci bisogna rimettersi in gioco. Però se si prova anche piacere. Alla fine, tra uscite sulla neve e cordate in falesia, per tutti la possibilità di affermare la propria soggettività e autonomia.